state? Noi abbastanza bene, oggi siamo vicini al weekend perché siamo a venerdì e fuori piove. Vabbè, l'importante è che piova oggi e non che piova domani e domenica. Dunque, io andrò a lavorare per le 15, tanto lì c'è Ken sul divano. Chi vuole menare Tommy che è sotto? Ultimamente si menano dalla mattina alla sera, neanche fossero fratelli. Ecco, adesso per fortuna si è rilassato. Quindi piove e volevo portare fuori Tommy, ma piovendo non lo porto fuori. Domani lo porterò in toelettatura a farsi bello, anche perché abbiamo aspettato. Per il fatto che comunque aveva la cicatrice, abbiamo preferito che si rimarginasse meglio. Allora, io questa mattina non so se andare da Casanova, perché l'altro giorno, quando parlavo con una dottoressa che lavora lì da noi, parlavamo appunto dei danni che provoca la plastica, sia magari bere i caffè nei bicchierini di plastica, ma anche mangiare nei piatti di plastica, pentole antiaderente ma con del materiale non buono. Quindi mi è venuta un po' di ansia. Allora, io non utilizzo mai la plastica. Prendevo il caffè nella tazza nel bicchiere di plastica, ma adesso ho portato delle tazzine, quelle degli yogurt, le ho portate lì a lavorare in modo che beviamo quasi tutti il caffè nel bicchiere di vetro. E mi parlava anche dei contenitori da mettere nel microonde quando io porto il cibo al lavoro. E quindi mi è venuta un po' di ansia, mi ripeto, e volevo andare a vedere da Casanova perché l'altro giorno avevo visto delle pentole bellissime in offerta, però costicchiano un pochino. Mi sembra che una media costasse sui 20 euro, ma se va bene per la salute possiamo fare anche questa spesa. Quindi non so se andarci adesso o andarci domani con mio marito, però domani volevo iniziare ad andare a camminare. Perché ragazze, sto di nuovo lasciandomi andare a mangiare perché io vado a momenti un po' come per tutte e sto trascurando anche l'attività fisica e non va bene, non va bene. Anche una semplice camminata come io ho sempre fatto, soprattutto per chi come me ha il colesterolo, è importante farla. Quindi sono le 9 e tre quarti, mio marito non viene a pranzo a mangiare perché è fuori per lavoro. E quindi potrei anche approfittarne. Insomma, adesso vedo. E niente, ragazze, io adesso finisco di prepararmi, così credo di andare a fare un giretto e prendermene almeno una per il momento, perché ripeto, costano abbastanza. E al massimo ci vediamo dopo. Ciao, Chinettino, ci vediamo dopo. Ragazze, cambio di programma, sono venuta alla Lidl, ho già acquistato due cose, niente per la casa, solo per me, per me, per me, per me, perché ho bisogno di rimettermi in forma, mi sono lasciata molto andare, adesso vado a casa e vi faccio vedere tutto quello che ho preso. Eccomi tornata a casa, ragazzi, fuori è bruttissimo, proprio c'è un buio incredibile. Allora, io devo ancora fare il cambio dell'armadio, pensate come sono messa, e anche il cambio delle scarpe. Allora, sono stata alla Lidl, come vi ho detto prima in macchina, erano mesi, mesi, mesi che non ci andavo. E per quanto riguarda la pentola, magari ci guardiamo insieme domani io e mio marito, tanto dobbiamo andare all'Iper a fare la spesa, perché sapete che noi andiamo sempre all'Iper a fare la spesa e quindi ci guardiamo insieme. Ho detto vado a fare un giro alla Lidl perché vedo su Instagram che ci sono tantissime ragazze che trovano un sacco di cose carine e io quando arrivo sempre tardi, però guardando la Simo su YouTube, uno dei suoi ultimi video, ha detto che il lunedì e il giovedì riforniscono il supermercato. Ho detto è venerdì, vado subito così vedo cosa c'è e ho trovato delle cose carine anche perché ultimamente un po' mi sto lasciando andare un po' credo come per tutte anche per il fatto della quarantena e ho trovato delle cose carine che ci possono aiutare a rimetterci un po' in forma, giusto una cosa, e altre cose che mi servivano. Quindi adesso vado nella mia postazione della camera dove lì c'è una luce
Ottimale, così vi faccio vedere bene che cosa ho preso. Eccomi qua. Allora, se vi chiedete della maglia, è quella che ho preso ultimamente, l'avete visto in uno degli ultimi video. Niente, lo sto utilizzando tantissimo, soprattutto in giornate come queste. Ancora non ho messo quella verde, ho messo questa una volta, dopo, nell'ultimo video l'avete visto, o penultimo, non me ne ricordo, 5 minuti e poi l'ho messa da lavare, quindi l'ho rimessa stamattina. Allora, vi faccio vedere, c'erano delle cose carine anche per la casa, ceste, portapanni, cestini, le avevo messi nel mio carrello, però dopo alla fine ho detto, ma dove li metto? E quindi spendere dei soldi così inutilmente, le ho riposti. Le ceste per i panni erano bellissime, venivano una sciocchezza, mi sembra 9,90 euro, anche se noi dovremmo cambiarle, però erano aperte. A me le ceste dei panni aperti non mi piacciono, perché noi le teniamo nella camera e quindi preferisco che siano chiuse nella parte superiore. Vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, è tutto qui. Dunque, parto con una delle cose più semplici che ho acquistato, ed è questa lima per i piedi, perché l'ho vista sempre nel canale di Simo, che do un bacione. Questo qui la voglio tenere nella doccia anch'io, come fa Simo, perché ultimamente, scusate, guardavo chi arrivava, ultimamente ho dei piedini che non sono il massimo, quindi bisogna che, anche se gli metto quasi tutte le sere la crema, ma non lo so come mai, forse il caldo, forse le scarpe non mi piacciono, quindi ho voluto prendere questa lima per piedi doppia, come potete vedere, così azzurra, e questa qui l'ho pagata 1,99 euro, quindi la proviamo e poi vi saprò dire. Poi ho preso, sempre visto da Simo, ho detto no, vabbè, un amante dei pennelli e del make-up come me, anche se ultimamente non mi sto truccando tantissimo e vi dirò, mi piaccio di più, però i pennelli, soprattutto da viso, io li adoro. L'ho visti sempre da Simo nel suo ultimo canale, nel suo ultimo video, e ho detto no, vado, sono sicura che non li trovo. Invece, ragazzi, lo scaffale era strapieno. C'era di due colori, uno il mio, come ho preso io, e l'altro era un viola un po' più acceso, però a me sinceramente mi piaceva più questo colore qui. Ed è, ovviamente mi è caduto anche lo scontrino, ed è questo set di pennelli qui. Cioè, ma la meraviglia? Ma la meraviglia? No, vabbè. In più c'è anche la borsina, la pochette per poter tenere i pennelli. No, vabbè, questo è bellissimo. Io mi sono fiondata solo per questo. Pensavo di non trovarlo più e invece l'ho trovato. Quindi sono 8 pennelli, 5 per occhi e 3 per il viso, e costano una sciocchezza, considerando anche la pochette. Questi vengono 7,99 euro. Li voglio aprire perché mi sembrano morbidissimi. La Simo diceva che ne aveva già altri della Lidl, dell'azienda Sien, però questo qui è la Mio Mare, e diceva che si era trovata molto bene, quindi adesso li tiro fuori insieme a voi. Allora, questa qui intanto è la pochette, che torna sempre utile magari per dei viaggi, così, quindi è anche plastificata, si può lavare molto bene anche con una spugnetta, bellina bellina. E questi sono i pennelli, curiosissima di vederli proprio dal viso, non sono grandissimi, che per me va bene perché ho le manine piccole. Allora, dietro c'è anche la spiegazione dei pennelli, e a quale utilizzo si possono applicare. Allora, l'impugnatura è liscia in gomma, eccezionale. I pennelli sono morbidissimi, sembrano quelli della Real Technique. Per chi ama il make up lo sa che costano, un pennello buono di costare 30 euro, quindi bellissimissimissimi. Questi li andrò tutti a lavare. Perfetto, belli belli belli, anche questo qui è stupendo, questo qui è per l'illuminante,
Belli, belli, bellissimissimissimi, veramente. Dopo li lavo e li metto ad asciugare, quindi questa è la prima cosa che sono andata ad acquistare. Poi ho preso, voi non ci crederete mai, ma io non ho lo specchio, lo specchiettino piccolo per truccarmi. Sapete che io mi trucco nel bagno e molte volte vado in cucina a truccarmi, a volte giro dei video intanto che parlo con voi, quindi non ho uno specchio e vado ad utilizzare gli specchi della palette e mi trovo malissimo. Quindi ho visto questo specchiettino, questo qui. Con la luce LED, molto carino. Questo qui l'ho pagato 19,99, però ne vale la pena perché è fatto molto bene. Quindi adesso lo apro insieme a voi. Dunque, ho conservato lo scontrino perché se c'è qualcosa che non va, vado a cambiarlo. Però non voglio appunto rovinare la confezione perché non mi sembra giusto nei confronti del supermercato, visto che anch'io ci ho lavorato e so che cosa vuol dire. Allora, lo specchiettino è contenuto all'interno di questa confezione. Se riesco a tirarlo fuori senza rompere la scatola. Allora, nella scatola c'è naturalmente il dépliant che parla dello specchio, come si deve utilizzare. Specchio cosmetico illuminato, quindi c'è anche le luci, è da montare benissimo, proprio la cosa che amo di più, montare le cose. Allora, lo specchio è questo qui. Ciao! Lo specchio è questo qui. Si apre in questo modo, vedete? Dietro c'è il pulsantino per accenderlo e per spegnerlo. Qui ci sono le pile. Questo è lo specchio, questo cosa sia. Ci sono anche le pile incorporate all'interno e in più quest'altro specchiettino piccolo che è a calamita, come potete vedere, per le cieche come me. Per le cieche come me. Allora, adesso provo a montarlo, ve lo accendo così vediamo com'è. Allora, ragazzi, montato. È stupendo. È stupendo. Allora, c'era anche la parte sotto dove qui si possono appoggiare anche gioielli, anelli, braccialetti, oppure anche lo stesso make-up. È bellissimo. Allora, lo specchio si mette qui nella parte posteriore, vedete che c'è una calamita e quindi si adatta qui. Qui ci sono le pile, qui si accende e si spegne. Per accendere lo specchio bisogna tenere premuto qui. Vedete? Si è acceso e più cambia anche la tonalità. È bellissimo! Più calda o più fredda e così si spegne. Forse. Cioè, è bellissimo, ragazze, è bellissimo. Sono contentissima e si vede molto bene. Anche le rughe. Comunque, questo è costato 19,99. Sono stata contenta di averlo preso perché non ce l'ho, ragazze. Voi non ci crederete. Ma io non ho uno specchietto. L'ultima cosa che ho preso è questo anticellulite. Non ci credo, però ci si prova. Allora, ho visto questo in lontananza, è sempre della Silver Crest, è un anticellulite, si tiene con la mano, vedete che c'è una maniglia, ha due velocità da quello che ho letto, lento o veloce, quindi questo qui va a sciogliere il grasso della cellulite. Allora, non fossero questi, però io anni e anni fa andavo a fare i massaggi e vi dirò che contavano veramente qualcosa, quindi ci provo, magari ci abbino l'olio della anticellulite della Sien che ho, in modo che il macchinino possa scivolare meglio. Allora viene sempre contenuto così e ci si prova, dai, se uno non fa proprio nulla. Questo qui invece l'ho pagato 17,99, quindi allora vedete, arriva così, c'è la presa, quindi va attaccato alla luce, il macchinino
Ah, è piccolino, quindi si può tenere benissimo in mano. Non è ingombrante, quindi anche potrei eventualmente metterlo, sì, anche nella pocettina dei pennelli. Fatemi vedere se ci sta. Ci sta, è sempre rosa, vedete la parte bassa è rosa, quindi la posso utilizzare anche per quello. Vedete, si impugna così, quindi voi andate a massaggiare bene la gamba. Naturalmente si massaggia con questi gommini morbidissimi. Secondo me durava ancora poco, ma vediamo se riesco a infilarli. Perfetto. Li ho infilati, quindi questi gommini tendono a fare un piccolo massaggio nella gamba, quindi dovrebbero sciogliere la cellulite, ma è ovvio che no, però come dice mio marito, piuttosto che niente, meglio piuttosto, cioè piuttosto che niente, meglio piuttosto. Allora, vedete, ha due velocità, 0, 1 e 2. E quindi si adatta a questa presa in questo modo qui. Vedete, qui ha il buco per inserirgli la presa e vediamo se va l'attacco Allora, ragazzi, subito. l'ho attaccata alla presa. Vediamo se funziona. Sì! Allora, questa è la prima velocità e questa è la seconda velocità. Vedete, fa questo massaggio. Vi dirò, magari è meglio la prima velocità, soprattutto se avete delle vene varicose, dei capillari rotti. Quindi questo fa questo movimento, magari gli mettete sotto una crema anticellulite o anche l'olio, così massaggia. Che carino! Tutto rosa? Non so se si può vedere che è tutto rosa. Adesso io quando dico che è carino, Tommy arriva e diventa matto. Oh ragazze, sono proprio, è qui, sono proprio felice. Sono felice perché ho preso delle cose che mi servivano e a dei prezzi non esagerati, perché comunque si sa che la Lidl non ha prezzi esagerati e quindi sono molto contenta. Adesso vado a disinfettare tutto e lo vado a posizionare nei luoghi giusti. Vado a pulire anche i pennelli perché oggi vado a lavorare più tardi, quindi sono molto felice. Pennelli lavati, adesso li ho messi fuori all'aria, non vedo l'ora di usarli. Dunque ragazzi, sono proprio felice degli acquistini che ho fatto. Era da tanto che non prendevo qualcosa proprio per me, ma sì, a parte due maglie, ma ultimamente acquisto sempre solo per la casa, però non c'è solo la casa, ci siamo anche noi. Allora, tra un po' mangio, mia figlia non so se viene a pranzo. Quindi io nel frattempo mangio perché io quando sono le 11, alle 11, quando è mezzogiorno, un quarto mangio, anche perché oggi mangio a casa e quindi ne approfitto. Finisco di mangiare l'insalata di riso che mi ha dato la mamma, mia mamma ieri. Non so in quale video l'avete visto, sinceramente, e quindi vado a finire di mangiare un po' di questa. Intanto la tiro fuori perché fredda fredda non mi piace. Io pensate che anche d'estate bevo l'acqua a temperatura ambiente, non riesco a mangiare roba molto fredda, quindi la lascio fuori dal frigorifero, quindi quel quarto d'ora, 20 minuti. Allora ragazze, niente, io penso che ci vedremo domani, perché tanto domani inizierà il weekend, quindi qualcosa come sempre facciamo. Se è bello, domenica andiamo al mare. E magari faccio qualche ripresa lì al mare così vi faccio vedere un po' com'è la situazione. Quindi per oggi vi saluto e noi ci vediamo come sempre o qui o qui. Allora ragazze, no, è sempre venerdì. Ho pensato una cosa, siccome i prodotti della Lidl vanno a ruba e magari quando farò uscire questo video sarà troppo tardi e magari se vi interessa qualcosa. Mi dispiacerebbe tantissimo che voi non la non la trovate più. Cosa ho fatto? Ho cercato di fare subito il video, ve lo metto subito online, anche se avevo in programma
per domani l'uscita di un altro video, ma io, siccome vi voglio un bene dell'anima e mi dispiacerebbe veramente se qualcosa di queste cose qui che ho acquistato magari vi possa interessare e alla Lidl non ce ne sono più, preferisco mandarvi subito online questo video, quindi niente, ve lo metto. Spero che vi possa piacere, perché ripeto, avevo in programma di mandare domani mattina, sabato, un nuovo video, magari lo sposterò a domenica o lunedì, adesso vedo un attimino. E quindi niente ragazze, io vi saluto, perché comunque è già abbastanza lunghino come video, vi saluto, vi mando un bacione grande 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 e niente, se vi va, sempre solo se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao amiche mie.